Bene, allora riprendiamo con la lezione del pomeriggio. La prima lezione si inserisce ancora ed è l'ultima, sì, che riguarda gli argomenti, diciamo, di fondamenti di farmacologia generale, in particolare una revisione in prospettiva clinica e farmacoterapeutica dei principali sistemi neurotrasmettitoriali. Dopo aver visto tutti gli altri vari sistemi, ce ne restano due ancora particolarmente importanti, che sono la neurotrasmissione dopaminergica e la neurotrasmissione adrenergica o noradrenergica. Allora, ha un senso ovviamente trattarli insieme per molti aspetti, il primo dei quali è il fatto che da un punto di vista biochimico-metabolico la dopamina, la noradrenalina e l'adrenalina come neuroormone sono strettamente correlati, come abbiamo visto ad esempio una stretta correlazione tra acido gamma-aminobutirico e acido glutammico, qui nello stesso modo e forse ancora di più. Come vedete, si tratta di neurotrasmettitori e neuroormoni che fanno parte della famiglia delle monoamine nel senso che hanno un singolo gruppo amminico, ma più ancora della famiglia delle catecolamine, cioè hanno questo gruppo catecolico, questo anello fenolico con questi due ossidridi e questo gruppo aminico. Per questo vengono dette anche catecolamine. Derivano tutte dalla fenilalanina, la quale ad opera dell'enzima fenilalanina idrossilasi viene trasformata in tirosina, che è considerato il precursore principale di questa via metabolica. Tirosina che ad opera della cosiddetta tirosina tremonossigenasi, più facilmente e comunemente indicata come tirosina idrossilasi, trasforma la tirosina in levodopa, L di idrossifenilalanina, che è esattamente il farmaco che si utilizza nella malattia di Parkinson, e a sua volta è il precursore della dopamina, il precursore diretto della dopamina, nella quale viene trasformato a opera della dopa decarbossilasi o più correttamente decarbossilasi degli amminoacidi aromatici. La tiosina idrossilasi, io volevo anche dire, è un enzima particolarmente importante per vari motivi, da un punto di vista funzionale perché in questa catena biosintetica è quello che, se ricordate dalla biochimica, è definito l'enzima di controllo della velocità complessiva della catena biosintetica, nel senso che è quello che funziona più lentamente e di conseguenza condiziona l'efficienza complessiva della catena biosintetica. Ed essendo estremamente specifico per questa via biochimica, è anche considerato il marcatore più indicativo dell'identità delle sinapsi catecolaminergiche, nel senso che la presenza della tirosina idrossilasi all'interno di una sinapsi indica la capacità di quella terminazione di almeno iniziare questa via biosintetica. Via biosintetica che si può concludere con la dopamina, i neuroni dopaminergici posseggono questo patrimonio enzimatico, nel senso che porta fino alla sintesi della dopamina, che poi è il trasmettitore, non viene ulteriormente trasformato. I neuroni noradrenergici posseggono un enzima in più, che è la dopamina beta idrossilasi, DBH. Dopamina beta idrossilasi, anche questo è considerato un marcatore specifico indicativo delle terminazioni noradrenergiche, in quanto sono quelle terminazioni che con la DBH sono in grado di sintetizzare fino alla noradrenalina. Nella midollare del surrene esistono due popolazioni di cellule neuroendocrine, una che produce prevalentemente noradrenalina e un'altra che è attrezzata con un ulteriore enzima, PNMT, la feniletanolamina N-metiltransferasi, che con un singolo passaggio, feniletanolamina N-metiltransferasi, produce l'adrenalina, che è il neuroormone secreto principalmente midollare del surrene. Norepinefrina e epinefrino, noradrenalina e adrenalina vogliono dire assolutamente la stessa cosa, anche da un punto di vista etimologico. L'una
trae le sue origini dal greco, l'altra forma trae le sue origini dal latino, una è prevalentemente tipica entrambe si usano nei paesi anglosassoni, ma l'una è più popolare negli Stati Uniti e l'altra è più popolare in Inghilterra, più o meno come science and nature, no? Dal punto di vista pratico. È la stessa cosa. Allora, questa è la ragione per cui può avere senso, un primo motivo per cui può avere senso trattare insieme questi due sistemi neurotrasmettitoriali, e poi ne vedremo anche altre nel corso della chiacchierata. Partiamo da un punto di vista, cercherò di essere molto schematico perché il discorso è senza dubbio estremamente ampio e rischierebbe anche di essere dispersivo. Cercherò di essere schematico ed essenziale, eventualmente poi ditemi voi se ci sono degli aspetti che vale la pena approfondire rispetto a quello che vi dirò. Partiamo da un punto di vista neurofisiologico. La dopamina è essenzialmente, o quantomeno è noto, non è esclusivamente, però insomma didatticamente la possiamo definire, semplificando un po' il discorso, un neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale, ovvero è presente anche in periferia in varie forme, ma essenzialmente il suo ruolo più importante da un punto di vista sia fisiologico che patologico è nel sistema nervoso centrale, essenzialmente in queste diverse vie. Ci sono quattro vie principali, tre o quattro vie principali dopaminergiche, i corpi dei neuroni dopaminergici sono più o meno tutti in quest'area del tronco e sono vie che proiettano verso la corteccia cerebrale, la via mesolimbica e la via mesocorticale, via mesolimbica e la via mesocorticale, quindi finisce nel lobo limbico e nella corteccia prefrontale, e queste sono ragionevolmente implicate in la via mesolimbica è parte del sistema limbico, coinvolta nelle sensazioni di piacere, nell'euforia a seguito delle sostanze d'abuso, illusioni, allucinazioni proprie dei quadri anche psicotici di varia origine. Così la via mesocorticale, dall'area tegmentale ventrale del mesencefalo fino alla corteccia limbica, si ritiene che abbia un ruolo, vedete, nei sintomi negativi e cognitivi della schizofrenia. Eventualmente poi torneremo su questo aspetto se volete approfondiamo. Poi c'è la via nigrostriatale, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare per diversi aspetti nei giorni scorsi, dalla sostanza nigra ai gangli della base, parte della via extrapiramidale, controllo dei movimenti automatici, coordinamento, è la via principalmente implicata nella neurodegenerazione che si ha nella malattia di Parkinson ed è quella le cui lesioni o le cui interferenze anche con meccanismi farmacologici, abbiamo parlato ovviamente dei neurolettici, eccetera, eccetera, anche nei parkinsonismi iatrogeni, disturbi estrapiramidali di vario genere, e la via tubero-infondibolare, dall'ipotalamo all'adenoipofisi, alla parte anteriore della ipofisi, dove la dopamina esercita attraverso questi brevi neuroni, questi sono neuroni ad decorso molto più breve degli altri, la dopamina sulle cellule lattotrofe dell'adenoipofisi esercita una inibizione tonica che porta a una riduzione, a un mantenimento di una tonica inibizione sulla secrezione di prolattina. Questo essenzialmente. Le vie noradrenergiche nel sistema nervoso centrale, anche la noradrenalina è un importante neurotrasmettitore centrale, i corpi neuronali del sistema noradrenergico sono essenzialmente localizzati nel locus ceruleum, nel tronco cerebrale, e proiettano sia rostralmente che caudalmente, rostralmente in diverse aree della corteccia e anche nel cervelletto, caudalmente lungo il midollo spinale, e sono soprattutto le vie che proiettano rostralmente quelle che si ritengono principalmente implicate, per esempio, nella regolazione del tono dell'umore, nella regolazione del ritmo sonnoveglia, ma soprattutto dei livelli di attenzione, di concentrazione, nella regolazione dei livelli di energia degli stati emotivi, degli stati d'ansia e di agitazione. Al cervelletto sono implicate, sapete che il cervelletto, almeno dal punto di vista generale, ha un ruolo importante nel coordinamento del tono della muscolatura scheletrica, nel coordinamento dei movimenti, anche queste sono implicate nella regolazione fine del tono muscolare, la disregolazione, un aumento di attività a questo livello determina tremore, tremori fini. E
E le vie che invece casualmente vanno verso il midollo spinale contribuiscono, qui ho presentato uno sfigmomanometro a indicare essenzialmente gli effetti cardiovascolari, ma a riassumere in una immagine sola il fatto che si tratta di una via che controlla poi alla fine il tono del sistema neurovegetativo, in particolar modo del sistema orto-simpatico a livello periferico. C'è un quadro complessivo che identifica in qualche modo nel locus ceruleus, viste tutte queste funzioni che le vie noradrenergiche controllano il sistema nervoso centrale, lo identifica come una sorta di stazione di integrazione di tutta una serie di stimoli eccitatori e inibitori endogeni, chimici, neurotrasmettitoriali, neuroormonali e esogeni. Una sorta di stazione di integrazione che poi controlla cortecce, ippocampo, cervelletto, midollo spinale, i livelli di vigilanza, di attenzione, di concentrazione, di energia, veglia, vigilanza, attenzione, attività o riposo, sonno, depressione e così via. E questo ha anche origine da tutte le evidenze che riguardano farmacologia delle sostanze stimolanti, per esempio. Poi la noradrenalina è un importante neurotrasmettitore anche nel sistema nervoso periferico, nel sistema neurovegetativo, nella parte ortosimpatica post-gangliare. Ricordate, parasimpatico, ortosimpatico, pre-gangliare e post-gangliare. Il neurotrasmettitore pre-gangliare, orto e parasimpatico è l'acetilcolina, nei gangli abbiamo recettori nicotinici, neuronali e recettori muscarinici, nella fibra post-gangliare abbiamo nel parasimpatico ancora acetilcolina e sui sistemi effettori muscolo liscio e ghiandole esocrine abbiamo recettori muscarinici e sul versante invece ortosimpatico abbiamo come neurotrasmettitore post-gangliare, nel neurone post-gangliare, la noradrenalina con i suoi recettori alfa e beta adrenergici di cui vedremo la sistematica a mediare tutti i vari effetti del sistema ortosimpatico sulle diverse funzioni vegetative. La farmacologia del sistema dopaminergico, questa è la schematizzazione di una sinapsi dopaminergica. Che ci fa vedere? È apparentemente uno schema complesso, ma insomma cerchiamo di leggerlo con una certa sistematicità. Ci fa vedere l'elemento presinaptico, la terminazione presinaptica, la fessura sinaptica e l'elemento postsinaptico. Allora, a livello presinaptico troviamo prima di tutto il sistema di sintesi della dopamina, tirosina, diidrossifenilalanina, dopamina, tirosina, 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 tirosina
altre che si possono enumerare, ma questa è una via biosintetica che avviene a livello citoplasmatico. La sintesi del neurotrasmettitore fino a livello della dopamina avviene a livello citoplasmatico, dopodiché esiste un meccanismo di immagazzinamento nelle vescicole sinaptiche, un meccanismo che si basa sull'intervento di quello che si chiama trasportatore vescicolare delle monoamine, ne abbiamo già sentito parlare, VMAT, Vesicular Monoamine Transporter, ne esistono di due tipi, quello implicato nei neuroni, sia dopaminergici che noradrenergici, è il trasportatore vescicolare delle monoamine di tipo 2, esiste anche il trasportatore vescicolare di tipo 1. E questo immagazzinamento ha un significato importante perché in realtà la dopamina, come tutte le catecolamine, è una sostanza con una forte tendenza ad autossidarsi e a ossidare tutte le molecole che si trova nei pressi. E questa si ritiene sia, ad esempio, una dei fattori importanti che condizionano la particolare vulnerabilità dei neuroni dopaminergici, in particolare di quelli nigrostriatali, al danno anche di tipo ossidativo che interviene poi nei processi neurodegenerativi come quelli che si verificano nella malattia di Parkinson. Poi, insieme a questo, andrebbe anche detto che queste sono delle aree cerebrali particolarmente ricche di ferro, che un altro elemento che favorisce fortemente i processi ossidativi, ma insomma questo è tutto un altro discorso. In ogni caso, i meccanismi di immagazzinamento che
intervengono a questo livello hanno anche il significato di mantenere basse le concentrazioni citoplasmatiche di dopamina in maniera tale da evitare un danno ossidativo nelle cellule che la producono. Una volta che la dopamina, come tutti i neurotrasmettitori, è immagazzinata in vescicole presinaptiche, se la terminazione si depolarizza per l'arrivo di un potenziale d'azione, rilascio calcio dipendente all'interno della fessura sinaptica e possibilità di agire su recettori post-sinaptici oppure anche pre-sinaptici. Vedremo tra un attimo, i recettori per la dopamina sono dal punto di vista delle forme molecolari 5, in realtà di alcuni di questi esistono anche delle varianti, ma insomma questo ci interessa poco e al limite potrebbe anche interessarci non tantissimo che i recettori sono 5 perché da un punto di vista farmacologico la loro distinzione principale si basa su due categorie che possono essere ragionevolmente ben differenziate con farmaci che sono i cosiddetti recettori di 1-like e i recettori di 2-like. Nei di 1-like stanno i di 1 e i di 5, nei di 2-like stanno i di 2, i di 3 e di 4. Sarebbe stato troppo semplice suddividerli in maniera più facile da ricordare, ma questo è l'effetto sui recettori. I di 1-like e i di 2-like sono accoppiati a diversi meccanismi di traduzione del segnale. I di 1-like, sia gli uni che gli altri sono recettori a sette domini transmembrana associati alle proteine G, come abbiamo già visto i recettori muscarinici, come vedremo i recettori adrenergici, i recettori GABA B per l'acido gamma aminobutirico, i metabotropici per il glutammato, alcuni della serotonina, eccetera, eccetera. Li conosciamo, insomma, e sono associati prevalentemente alla sintesi dell'adenosina monofosfato ciclico, nel senso che i D1 prevalentemente sono associati a un'attivazione dell'adenilatociclasi, ovvero aumentano i livelli intracellulari di AMP ciclico, e i D2 invece tendenzialmente li riducono. Ricordate forse quanto abbiamo visto quando abbiamo parlato della caratterizzazione degli effetti dell'aripiprazolo, del modello sperimentale che era stato utilizzato. La dopamina rilasciata nella fessura sinaptica interrompe la sua azione essenzialmente in due modi, come in generale tutti i vari neurotrasmettitori, o vengono degradati o vengono ricattati, o anche tutte e due. Alla dopamina succedono tutte e due le cose, nel senso che qui è rappresentato il meccanismo di reuptake, cioè di ricattazione ad opera di un trasportatore della dopamina, dopamine transporter, DAT in sigla, che riporta la dopamina a livello presinaptico. Una volta arrivata a livello presinaptico, la dopamina ha due strade: o viene ricattata all'interno delle vescicole e effettivamente riciclata, quindi riaccumulata per una successiva liberazione, oppure a livello mitocondriale viene degradata ad opera di una via enzimatica, di cui poi ci occuperemo perché è un importante bersaglio di diversi farmaci, che è la via delle cosiddette MAO, monoamino ossidasi, che sono degli enzimi che, come dice il nome stesso, ossidano a bassa specificità diversi tipi di monoamine, non soltanto la dopamina, e sono il bersaglio di varie categorie di farmaci. Quello che qui non è rappresentato è l'esistenza di un'altra importante famiglia di enzimi che catabolizzano le catecolamine, non soltanto la dopamina, ma anche l'adrenalina e l'adrenalina, e che sono le catecol-ossimetiltransferasi, in sigla COMT, la cui localizzazione invece è prevalentemente extracellulare nella fessura sinaptica. Quindi qui non sono rappresentate, almeno non mi sembra di vederle, ma sono delle attività enzimatiche le quali comunque catabolizzano e inattivano il neurotrasmettitore. Sono presenti sia nelle terminazioni dopaminergiche sia nelle terminazioni noradrenergiche. Ognuno di questi meccanismi, ognuno di questi sistemi di sintesi, di immagazzinamento, di liberazione, di ricaptazione e di degradazione sono dei potenziali bersagli farmacologici per la modulazione del sistema e non soltanto sono dei potenziali bersagli farmacologici, ma per ognuno di questi sistemi esistono molteplici farmaci, qui ne sono rappresentati solo alcuni, ma non starò nemmeno a sottolinearli perché ce ne sono molti altri, in grado di agire direttamente in senso attivatorio, in senso inibitorio, di conseguenza mimando, modulando, inibendo, alterando, aumentando in vari modi
la neurotrasmissione a questo livello. La massima parte di questi farmaci, vedremo, è ampiamente utilizzata in terapia per diverse indicazioni, sia in campo neurologico e psichiatrico, come anche in tanti altri ambiti. Allora, vediamo con una certa sistematica quelli che sono i diversi livelli. Sette domini trasmembrana, questo abbiamo già detto, non insisteremo. Qui magari come ulteriore informazione che ci può dare questa diapositiva rispetto a quanto è già stato detto nei giorni scorsi, questa è un'ulteriore sistematizzazione, se volete, ovvero il fatto che i recettori a sette domini transmembrana sono una grande famiglia, ma in realtà, come tutte le grandi famiglie, al loro interno possono essere ulteriormente categorizzati a seconda della loro struttura e della loro funzione in diversi gruppi che hanno delle differenze molecolari anche abbastanza importanti. I recettori di cui parliamo oggi, dopaminergici e adrenergici, rientrano in questo gruppo, i recettori anche per le amine, per le catecolamine tra gli altri, poi ci sono i recettori per gli ormoni peptidici, i recettori per le glicoproteine come il TSH, l'LH, l'FSH, i recettori di cui abbiamo già sentito parlare come quelli per il glutammato, i GABA biosettori metabotropici per il glutammato e per il GABA che hanno questo grande dominio extra cellulare dove ci è stato spiegato, sta per esempio il sito di legame per l'agonista, è un particolare tipo di recettori a proteine G attivati da proteinasi, nel senso che vengono attivati attraverso il clivaggio di un dominio extracellulare che poi diventa anche un ligando per il recettore. Anche questi sono sempre dei recettori a sette domini transmembrana, ma noi ci occuperemo di quelli più semplici che sono tra l'altro appunto i recettori per le catecolamine, come anche quelli per esempio muscarinici, appartengono sempre a questa categoria. Però riferimento c'è stata recentemente, questi sono sistemi neurotrasmettitoriali estremamente studiati, hanno fatto, sotto un certo aspetto, hanno fatto nell'ultimo secolo la storia della farmacologia più convenzionale, quindi ci sono veramente tantissimo, c'è tantissimo materiale, tantissima letteratura estremamente dettagliata su questi sistemi neurotrasmettitoriali, e di qui per quanto riguarda ad esempio i recettori per la dopamina, questa è la review più recente che è stata pubblicata su una delle più importanti riviste di rassegne farmacologiche, Pharmacological Reviews, che si chiama Review del 2011. Come vi dicevo prima, un minimo di sistematica dei recettori per la dopamina, se si riesce a leggere, altrimenti cerco di leggere io le cose più importanti. Abbiamo detto 5 tipi molecolari 1, 2, 3, 4 e 5, raggruppati in due categorie prevalentemente con un criterio biochimico farmacologico, i D1-like e i D2-like, i D1-like di 1 di 5, i D2-like di 2 di 3 di 4, biochimico e i D1-like associati prevalentemente a un meccanismo di traduzione del segnale associato a delle proteine G attivatorie che stimolano l'adenilato ciclasi e aprono i canali del calcio, D2-like invece prevalentemente a proteine G inibitorie che inibiscono l'adenilato ciclasi, quindi aumento o riduzione delle cicliche a livello intracellulare. La loro localizzazione è prevalentemente nel sistema nervoso centrale, nelle aree che abbiamo detto, e anche nella retina, che sapete è comunque sempre parte del sistema nervoso centrale, anche se alcuni recettori sono presenti, soprattutto i D2-like, ma anche qualche D1, in vari tessuti periferici. Alla fine di questa lezione vedremo anche un esempio di una loro localizzazione molto particolare e emergente che riguarda il sistema immunitario, ma vi racconterò qualche cosa dopo. Per quanto riguarda le funzioni fisiologiche, a livello centrale tutto quello che abbiamo detto, controllo dell'attività locomotoria, prevalentemente sul versante extrapiramidale, controllo anche a livello corticale, learning memory, controllo delle modulazioni delle funzioni cognitive e attività neuroendocrina sulla secrezione di prolattina. Insomma, queste sono le attività. Qui c'è una lista di farmaci esemplificativi che agiscono sui vari recettori, ma questi li vediamo un po' più dettagliatamente nelle diapositive successive. A partire da questa che ci dice che sono farmaci anche la dopamina e i precursori della dopamina, quindi senza pensare ad agenti che agiscono su target particolari, ma del precursore diretto della dopamina abbiamo detto, la levodopa, L-didrossiferilalanina, il farmaco cardine nella malattia di Parkinson.
Parkinson, e uno dice perché la levodopa, per il noto motivo che la dopamina somministrata a livello periferico, uno, dal punto di vista farmacocinetico, non supera la barriera ematoencefalica e quindi non avrebbe alcun effetto centrale, e due, atto invece tutta una serie di effetti periferici che nella malattia di Parkinson darebbero estremamente fastidio, ma che giustificano l'uso della dopamina come farmaco. In quali contesti? Ipotensione severa, shock circolatorio, arresto cardiaco, e queste sono le indicazioni principali all'uso della dopamina, solitamente in infusione, ma anche a un uso, anche se occasionale ma possibile, per esempio nel trattamento del broncospasmo acuto, dell'asma severo e dei sintomi correlati, molto probabilmente anche per una sua capacità, specialmente ad alte dosi, di attivare anche i recettori beta-adrenergici e non soltanto i recettori dopaminergici. E poi ci sono la levotirosina e la fenilalanina, non sono farmaci, anche se la tirosina è stata studiata anche con l'idea che si potesse, attraverso la somministrazione di dosi elevate di tirosina, ottenere un potenziamento della produzione endogena di dopamina e di noradrenalina. Non sono farmaci, ma sono prevalentemente contenuti in integratori alimentari, anche perché sono elementi essenziali della nostra dieta, in particolare la fenilalanina. Agonisti dopaminergici, ne abbiamo tanti, probabilmente se leggete questi vari nomi ritrovate diversi prodotti medicinali noti e ampiamente utilizzati. Le varie indicazioni degli agonisti dopaminergici, la malattia di Parkinson, come la levodopa, così anche gli agonisti dopaminergici, con un razionale sovrapponibile, anche se con un approccio lievemente differente. La sindrome delle gambe senza riposo, al di là del fatto che questa sia una sindrome tra le più controverse, di quelle che sono state incluse quello che è già stato definito famigerato manuale diagnostico e statistico utilizzato in psichiatria, al di là del fatto che esista realmente una sindrome primitiva di questo tipo e non sia per esempio un quadro di quelli che si presentano con origine iatrogena come a seguito dell'impiego per esempio di antagonisti dopaminergici, ma evidentemente gli agonisti hanno un'applicazione di questo tipo. Il trattamento degli stati iperprolattinemici, eventualmente anche il trattamento di disfunzioni sessuali, ricordavamo nei giorni scorsi come anche la stimolazione delle vie dopaminergiche sia stimolante in generale e in particolare anche sulle funzioni sessuali. Da un punto di vista più propriamente sperimentale, ancora investigational, trattamento della depressione o trattamento dell'ansia. Diversi farmaci che agiscono direttamente o indirettamente, come gli agonisti dopaminergici, direttamente sui recettori dopaminergici, hanno senza dubbio degli effetti netti sull'emotività, sul tono dell'umore, sugli stati di vigilanza, attivazione, concentrazione, motivazione, eccetera, eccetera, e quindi hanno senza dubbio un razionale per essere considerati anche in questo contesto. Un minimo di sistematica, se possibile, di tutti questi farmaci, da un punto di vista farmacologico e recettoriale, potrebbe essere questa. Questa è la sistematica che propone per esempio il Goodman-Gilman, e che le suddivide in base a due criteri: uno, l'affinità recettoriale prevalente, e due, l'origine e la struttura, e in una certa misura la struttura chimica. Tre categorie dal punto di vista dell'affinità recettoriale: gli agonisti di uno di due, gli agonisti con una preferenza, una selettività per i recettori di due, e questo è un farmaco tuttora sperimentale, ma vi dirò tra poco perché cosa viene studiato e sviluppato, gli agonisti, questo agonista con una selettività marcata per i recettori di 4. A loro volta gli agonisti di 1 e di 2 si suddividono in farmaci direttamente derivati di origine naturale, gli alcaloidi dell'ergo, la Claviceps purpurea, di cui abbiamo già sentito parlare, anche a proposito di farmaci che si legano ai recettori della serotonina. Non è un caso, anche queste molecole hanno un'affinità elevata per i recettori di 2 e di 1, ma anche per diversi recettori della serotonina, recettori di vario genere, tanto è vero che in parte si associano anche a un certo effetto potenziale psicotomimetico di questi farmaci, potenzialmente allucinogeno, anche se non marcato, come per esempio l'acido lisergico e i suoi derivati. E d'altra parte una certa affinità per un certo tipo di recettore della serotonina, in particolare i 5-HT2B, è
il denominatore comune al quale è stata associata la principale ragione per cui la maggior parte di questi farmaci è caduta in disuso, quantomeno come farmaci antiparkinsoniani, che hanno avuto un impiego che attualmente è prevalentemente storico. La bromocritina, la pergolida, la cabergolina, oggi come oggi, non hanno più un particolare impiego come farmaci antiparkinsoniani, sono stati associati, il loro uso è stato associato a un netto aumento del rischio di valvulopatia cardiaca, fibrosi valvolare, che apparentemente dalla letteratura non è così marcato invece per la lisuride e molti suggeriscono che questo possa essere proprio dovuto al fatto che la differenza principale, per esempio, tra lisuride e pergolide sono strettamente imparentate, però sia proprio la diversa affinità che la lisuride non ha per il recettore 5-HT2B. In ogni caso questo è un gruppo prevalentemente storico, anche se vedremo tra poco la cabergolina risalta fuori ed è un farmaco tuttora molto, molto utilizzato, anche se per un impiego, per opinione personale, vi definirò come abbastanza controverso. Questa altra categoria, invece, l'apomorfina e la rotigottina sono tuttora. L'apomorfina, come dice il suo nome, è un derivato della morfina che però non ha più nessuna attività oppioide, ha una struttura diversa, non ha più nessuna attività oppioide, si ottiene per sintesi della morfina con acido cloridrico. Nessuna attività oppioide, ma tutta una serie di attività che si riconducono prevalentemente, anche se non esclusivamente, a un'azione sui recettori dopaminergici di 1 e di 2, e la rotigottina, che è un altro farmaco antiparkinsoniano. La rotigottina è stato il primo farmaco antiparkinsoniano messo a punto per somministrazione transdermica, tuttora questo è il suo utilizzo. Gli agonisti dei recettori di 2, anche questi, non hanno a che fare con l'ergo, essenzialmente pramipexole e ropinirolo, e poi l'agonista del settore di qua, questo A412997, di cui parleremo un po' più dettagliatamente. La bromocritina è il Parlodel, credo sia lo stesso nome con cui è stato commercio in Italia, la pergolide. La cabergolina è il Dostinex, chi voi ha sentito ha presente il farmacisti esclusi il Dostinex ha tuttora un uso molto popolare, dal mio punto di vista estremamente controverso, perché per esempio il farmaco di scelta, magari qualcuno me lo può confermare, per le donne che intendono interrompere l'allattamento, è solitamente quello che i medici prescrivono per l'interruzione farmacologica. In realtà il Dostinex è un farmaco estremamente controverso, nella malattia di Parkinson non è più usato per il motivo che dicevo, e l'interruzione dell'allattamento, insomma, è sempre una pratica, come sanno i nostri studenti di medicina, insomma, che noi dal punto di vista farmacologico, se proprio non è indispensabile per motivi estremamente particolari, è sempre raccomandabile per un sacco di ragioni evitare, tanto più se poi si cerca di ottenerlo in maniera farmacologica. Dell'apomorfina abbiamo detto, vi dicevo, chiedo scusa, qui come altra informazione che ci viene data è anche il diverso profilo recettoriale. Vedete, la bromocritina è un agonista di 2 ed è un debole antagonista di 1. Pergolide è un agonista parziale del D1, un agonista molto forte dei D2, che si lega anche sia ai D2 che ai D3. La cabergolina è un forte agonista dei recettori D2, ha una minore affinità per i D1 e interagisce anche con i serotoninergici, in realtà tutti questi sono anche agonisti del recettore 5-HT2B, come abbiamo detto, e ha anche una certa attività sui recettori adrenergici. L'apomorfina invece lega più o meno tutti i recettori della dopamina, un po' meno i recettori di 1, vedete con questo ordine di potenza di più di 4, un po' meno di 2, di 3, ancora meno di 5, lega anche i recettori alfa adrenergici, quindi anche un effetto di tipo vasocostrittivo, i 5-HT1A e i 5-HT2. La rotigottina si lega preferenzialmente ai D2 e D3, minore affinità per i D1. Ha anche una certa attività agonista sul recettore 5-HT1A, sul recettore 5-HT2, ed è un antagonista alfa-2 adrenergico. Tutto questo è indicato qui nel senso che l'affinità recettoriale è più o meno paragonabile a tutti questi recettori, ovvero questi sono tutti degli effetti che si possono manifestare per le concentrazioni terapeutiche. Questo è il significato di questo tipo di informazioni. Pramipexole e ropinirolo sono entrambi farmaci antiparkinsoniani, agonisti per tutti i recettori D2, in particolare per i D3, e questo D4 agonista è un selettivo D4 in particolare, ha una particolare affinità per il recettore D4 ed è studiato in particolar modo per il disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, al di là della controversia anche di questo particolare, dell'identificazione clinica di questo particolare disturbo, perché sarebbe interessante anche fare un seminario dedicato a questa patologia o patologie come questa, perché il processo che si ha solitamente, specialmente nell'ambito psicologico-psichiatrico, ma mica soltanto, anche in tanti ambiti che sono apparentemente molto più legati all'organicità, però è prima di tutto quello di identificare una patologia, tanto meglio se questo avviene attraverso un quadro sindromico, più che cioè un insieme di segni e sintomi, più che un segno, un sintomo, un quadro, una lesione ben definita. Una volta identificata, se riesco in qualche modo a rappresentare il processo, vuol dire avere definito una casistica all'interno della quale poter cominciare a studiare le caratteristiche delle persone che rientrano in questa casistica, identificando, e senza dubbio questo funziona sempre, identificando tutta una serie di tratti, che come in questo caso sono genetico oppure di risposta a determinati trattamenti farmacologici, questo costruisce progressivamente un'entità nosologica dal punto di vista clinico e magari, cosa che mi interessa anche maggiormente, dal punto di vista farmacologico e terapeutico. Questo sotto un certo aspetto, in cui faccio dei passi lunghi nel ragionamento, quindi mi scuso se salto anche qualche stadio intermedio, però in una certa misura è lo stesso fenomeno che si ricollega alla pratica, il cosiddetto disease mongering, che in letteralmente sta per commercializzazione dei processi patologici, delle malattie, ovvero il fatto di creare degli ambiti, delle ben definite condizioni patologiche che poi si candidino a diventare delle indicazioni cliniche per l'uso di determinati farmaci. Questo non è irrilevante, per esempio la FDA per ammettere determinati farmaci al rimborso, le compagnie assicurative statunitensi, ammettere determinati farmaci al rimborso, la prima cosa che richiedono è sì, ma l'indicazione d'uso è un'indicazione codificata nella medicina, e quindi il primo passaggio è sempre l'indicazione, la codificazione del processo patologico. Tant'è vero che per esempio la DHD è ampiamente codificata, tant'è vero che se andate a vedere in letteratura ci sono diversi studi, per esempio, che associano in maniera convincente da un punto di vista statistico la DHD a delle varianti genetiche del recettore D4, a delle alterazioni dell'espressione, alterazioni della funzionalità che giustificano, ad esempio, il filone di ricerca che riguarda l'uso di questo D4 agonista nel trattamento della DHD. Degli antagonisti abbiamo già detto lungamente in varie occasioni, quindi insomma ricordiamo antipsicotici tipici e atipici, qui in questo caso aggiungiamo esplicitamente anche gli antiemetici, il domperidone, la metoclopramide, la proclorperazina, con tutte le loro caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche. Ma oltre ai sistemi recettoriali abbiamo detto che ci sono sistemi di immagazzinamento, di rilascio, di ricaptazione e di degradazione. E allora vediamo i sistemi di ricaptazione e di immagazzinamento. Qui in realtà sono elencati in questa stessa tabella, questa è una tabella di un nostro recente lavoro che comunque insomma, è una tabella come un'altra, che abbiamo un po' utilizzato in maniera narcisistica, autoreferenziale, ma il senso di mettere assieme i sistemi di ricaptazione della dopamina e della noradrenalina, NET, norepinephrine transporter, può avere un senso per vari motivi. Uno, perché i farmaci che agiscono sull'uno agiscono anche più o meno sull'altro, hanno una certa affinità sia per un target che per l'altro, ma anche perché dal punto di vista strutturale sono due trasportatori molto simili che hanno ad esempio la medesima affinità sia per la dopamina che per la noradrenalina. Loro non dice perché uno l'hanno chiamato DAT e l'altro l'hanno chiamato NET, semplicemente perché il DAT è la proteina che viene espressa sulle terminazioni dopaminergiche e il NET è la proteina che fa parte del patrimonio fenotipico delle terminazioni noradrenergiche. Ma questo fa anche sì che se una terminazione, se nella sinapsi noradrenergica arriva della dopamina per diffusione, NET è un eccellente trasportatore anche per la dopamina, la capta con alta affinità tal quale a quella per la noradrenalina e la rimagazzina
nella terminazione no adrenergica. Questo è un fenomeno che a livello periferico è ampiamente documentato, soprattutto a livello periferico, dove le terminazioni no adrenergiche, su questo torneremo, del sistema orto-simpatico, non sono delle vere e proprie sinapsi con una fessura stretta, ma sono delle, se magari qualcuno se lo ricorda dalla istologia, sono delle varicosità lungo il decorso del nervo, terminazione, delle varicosità, più o meno come delle catene di perline, si vedono molto bene nelle fotografie, per esempio, di immunohistochimica, dalle quali il trasmettitore, la noradrenalina, viene liberata con un meccanismo muscolare, di rilascio, arrivo potenziale d'azione, calcio dipendente, eccetera, eccetera, ma poi per diffusione, su questo torneremo, tant'è vero che sullo studio di questo fenomeno è stato coniato da parte dei fisiologi il concetto di volume transmission, cioè trasmissione, neurotrasmissione all'interno di un volume, di uno spazio, in contrapposizione alla trasmissione propriamente sinaptica che fa direttamente contatto a pochissima distanza con la cellula bersaglio. Quindi, per esempio, il sistema nervoso periferico è frequente ed è dimostrabile, sono diversi esperimenti che lo documentano, la capacità delle terminazioni noradrenergiche di captare la dopamina presente nei dendriti extracellulari, di immagazzinarla, di trasformarla in noradrenalina e utilizzarla, o anche di utilizzarla come tale. In determinate condizioni sperimentali è possibile mettere in evidenza anche questo fenomeno. Comunque, date net sono bersagli per l'azione di diversi farmaci, abbiamo già visto soprattutto sul net i vari antidepressivi, triciclici, più o meno selettivi per la serotonina, che però in ogni caso poi vanno anche sul net, vanno un po' anche sul DAT, e abbiamo come bersaglio anche il trasportatore vescicolare. Il trasportatore vescicolare di VMAT2 è quello che abbiamo visto, sta sulle vescicole presinaptiche e si occupa di prendere la dopamina del citoplasma e portarla vescicola, per i motivi che abbiamo detto, e anche questo è il bersaglio d'azione di diversi farmaci, sia di importanza storica sia di importanza attuale. Vediamone un po' più da vicino, in particolare riferiti al sistema dopaminergico. Abbiamo diversi inibitori del trasportatore della dopamina, vari dei quali sono sia farmaci, il bupropione, la milettina, la nonifensina, sia farmaci storici e sostanze d'abuso, la cocaina, la chetamina, la fenciclidina, il metilfenidato, di cui parlavamo stamattina, il Ritalin, per le indicazioni, ADHD, narcolessia, anoressizzanti nell'obesità, depressione e ansia, drug addiction, paradossale, ma ci sono inibitori della ricattazione di dopamina che quindi agiscono di fatto, per dire, come cocaina, che vengono utilizzati nella disassociazione, nel mantenimento dall'addiction da sostanze come la cocaina e l'anfetamina, ancora una volta la disfunzione sessuale, ma anche appunto, la cocaina, il CP, la chetamina, eccetera, sono anche droghe da strada, e da cui, vabbè, insomma, non parliamo specificamente di sostanze, di abuso di sostanze. E poi gli inibitori del trasporto vescicolare sono diversi, insomma, appartengono anche alla storia della farmacologia. La reserpina è stato un farmaco molto importante, è stato utilizzato in vari ambiti, sia come antipertensivo che come antipsicotico. Ha una brutta fama la reserpina perché, insomma, è passata in disuso per apparentemente un grande carico di effetti indesiderati, legati di fatto alla sua azione molto efficace di depletamento, cioè di svuotamento delle vescicole dei neurotrasmettitori, sia delle vescicole delle terminazioni dopaminergiche che noradrenergiche, in una certa misura anche serotoninergiche. La tetrabenazina è tuttora un farmaco, utilizzato ad esempio anche sperimentato anche nella malattia di Parkinson, la desertidina lo stesso. Simpaticolitici, antipertensivi e in parte anche antipsicotici per la loro capacità depletante. Ci sono anche gli agenti che favoriscono il rilascio. Vi ho elencato le anfetamine insieme alla cocaina, perché l'anfetamina ha un'azione molto simile rispetto a quella della cocaina. La cocaina però è preferita. Questa è una distinzione molto, scusa anche per una distinzione,
certo senso è anche semplicistico, insomma, per categorie, ma mai avrete capito chiaramente che un singolo farmaco ha dei profili che spesso non possono essere complessi. Abbiamo classificato la cocaina come inibitore DAT, ma in realtà se si va a studiare, si fa vedere tutta la letteratura, nei modelli cellulari, molecolari, non è propriamente soltanto un DAT inibitore, è prevalentemente un inibitore della ricaptazione presinaptica, esattamente come le anfetamine. L'anfetamina è prevalentemente un facilitatore del rilascio attraverso meccanismi che comunque coinvolgono, un'azione sui trasportatori. Le anfetamine, per esempio, hanno tutta una serie di lavori che ne descrivono la capacità di agire sia sui trasportatori vescicolari, inibendone l'attività, interferendo con l'accumulo intravescicolare, sia sul trasportatore di membrana, sul DAT. Ci sono vari studi che fanno vedere che sia la cocaina che le anfetamine hanno un binding significativo e tendono a invertire, con dei meccanismi non così chiari, a invertire il funzionamento del trasportatore che invece che dall'esterno all'interno inizia a funzionare dall'interno all'esterno. Quindi insomma i meccanismi sono tanti, tutta una serie di molecole. Anche qui indicazioni: ADHD, narcolessia, obesità, depressione, ansia, drug addiction, disfunzione sessuale e ancora anche sostanze di abuso. Ketamina, metanfetamina, infatti qui sono indicati anche i nomi in gergo. Nel gergo dei tossicodipendenti. Ci sono anche dei cosiddetti activity enhancers. Activity enhancers non si sa bene esattamente cosa siano, questo benzofuranilpropilaminopentano, BiPAP, questo fenilpropilaminopentano, BiPAP, sono qualcosa di simile alle anfetamine, anche se agiscono con un meccanismo simile, non ancora così chiarito, sono studiati anche come farmaci sperimentali, non hanno ancora un'indicazione, la loro attività è essenzialmente quella di aumentare il rilascio di dopamina. In una maniera forse più fisiologica, ma insomma è tutto da vedere, ve li ho menzionati per completezza. E ancora, abbiamo detto, i meccanismi di degradazione, due vie metaboliche enzimatiche principali, le monoaminossidasi e le catecol-ossi metiltransferasi, che agiscono in realtà in maniera concertata, e che vedete, se la dopamina passa prima dalle MAO, diventa DOPA, che poi passa dalle COMT e diventa acido MOVANILLICO, se passa prima dalle COMT diventa 3-metossitiramina e poi passa dalle MAO e diventa ancora acido MOVANILLICO. L'acido MOVANILLICO è di particolare interesse sia in assoluto per la ricerca sperimentale clinica, ma anche come saggio clinico un po' particolare e specifico, che il dosaggio dell'OMO vanillico, specialmente nelle urine, meglio ancora il rapporto OMO vanillico-dopamina, dà un'idea del complessivo metabolismo sistemico della dopamina, e quindi è utile per esempio, identificare degli stati di aumentata attività sistemica delle vie dopaminergiche. MAO e COMT sono entrambe, abbiamo detto, sono enzimi che entrano anche nel metabolismo della noradrenalina e dell'adrenalina, ma non stiamo a vedere dettagliatamente come e perché. Ci aiuta però a giustificare quello che è l'azione, quello che è l'azione e più che altro l'impiego clinico degli inibitori di questi enzimi. Abbiamo tanti MAO inibitori suddivisibili in questo modo, agenti non selettivi. In che senso non selettivi? Di MAO ne esistono almeno due sottotipi, due isoenzimi, le MAO A e le MAO B, monoaminostasi tipo A e monoaminostasi tipo B. Le MAO A presenti sia a livello periferico che a livello centrale, le MAO B solo centrale, le MAO A implicate soprattutto nel catabolismo della noradrenalina, un po' della serotonina, le MAO B prevalentemente della dopamina. Questo è quello che si trova sul libro, ovviamente come sempre non è vero e non è così chiara questa distinzione, ma questo ha consentito, uno, di identificare degli agenti non selettivi. Questi sono gli agenti storici, i primi che sono stati identificati, prima di tutto l'isocarbossazide, poi la fenazina, la tranilciclopromina, identificati casualmente, come spero si ricordino gli studenti di medicina che hanno seguito il corso quest'anno, perché parliamo sempre del fatto che questa è stata la prima categoria di farmaci con un'attività sul tono dell'umore, che sono stati identificati e quindi sviluppati come antidepressivi. Identificati casualmente osservando l'effetto sul tono dell'umore di un farmaco storico antitubercolare che è l'ipronazide, poi sono stati abbandonati questa categoria di farmaci per due motivi essenziali. Uno, perché questi primi non selettivi avevano anche un potenziale epatotossico molto importante, e due, perché hanno anche, proprio per questa loro attività di inibizione sistemica delle monoaminossidasi,
anche tutta una serie di interazioni estremamente importanti, ad esempio con sostanze che assumiamo con il cibo. Le MAO a livello intestinale sono un sistema enzimatico importante che degrada le amine biogene che assumeremmo altrimenti con tantissimi cibi estremamente comuni, a partire da cibi estremamente interessanti come i formaggi stagionati, il vino rosso, il cioccolato, i crostacei, insomma tutte cose particolarmente gradite e che non ci fanno nessun particolare effetto che non sia di gratificazione sul sistema dopaminergico, ma a livello periferico non abbiamo particolari effetti perché le amine biogene che contengono sono prevalentemente, come la tiramina, sono prevalentemente degradate a livello intestinale, non hanno la possibilità di arrivare a livello sistemico, ma lo fanno se le monoamminossidasi periferiche non funzionano e ci scatenano quella che ieri è stata menzionata brevemente, ed è stata riferita, se qualcuno se la ricorda, la cheese reaction, la reazione ai formaggi, che è di fatto un'estremamente sgradevole puntata ipertensiva parossistica che sicura ha dimostrazione che è dovuta a dei meccanismi catecolaminergici, sicura prevalentemente si tratta, cioè con antagonisti alfa e beta adrenergici che tolgono, che frenano l'eccessiva attività del sistema simpatico adrenergico neurovegetativo. Tuttora come antidepressivo è ancora in commercio l'amoclobemide, che è un agente selettivo per le MAO-A e ha anche la buona caratteristica di essere un inibitore reversibile, mentre dimenticavo di dire anche un'altra cosa, per gli altri sono degli inibitori irreversibile. Poi abbiamo le MAO-B, a partire dalla selegilina, c'è anche la rasagilina e la pargilina, soprattutto la selegilina e la rasagilina sono state sviluppate soprattutto per la malattia di Parkinson, inibitori correlazionali di essere degli inibitori della degradazione della dopamina, quindi come comedicazione, non farmaci di prima linea, ma come comedicazione per aumentare il tono dopaminergico centrale e ottenere tutta una serie di cose. Poi, in questa categoria, per completezza, dobbiamo menzionare anche tutta una serie di alcaloidi di derivazione naturale, armina, armalina, tetraiduramina, eccetera, eccetera, contenuti in varie piante, come sempre accade nel tabacco, nell'ayahuasca, come si fa dell'ayahuasca, una delle droghe, sostanze d'abuso emergenti, o meglio piante emergenti con varie proprietà anche di tipo stimolante, allucinogeno. Insomma, quella passiflora, insomma, tutta una serie di altre. Il tribulus terrestris, stamattina abbiamo parlato di doping, il tribulus terrestris è una delle piante, magari se qualcuno ha conoscenze nell'ambiente dei culturisti, delle persone che frequentano questi ambienti incredibili da un punto di vista, c'è una cultura empirica di tipo farmacologico da stupire, insomma, magari con poca preparazione teorica, ma dal punto di vista pratico è straordinaria, anche perché le sperimentazioni sono autosperimentazioni. Il tribulus terrestre è una delle piante più anche commercializzate via internet, molto popolare, viene proposta per vari motivi, tra cui il fatto che effettivamente contiene sostanze stimolanti, semmai il problema quando le si acquista via internet è se si acquista davvero il tribulus o se si acquista qualche altra tribolazione. Le monoaminossidasi, le COMT inibitori, entacapone, tolcapone, nitacapone, questi sono farmaci che sono stati sviluppati, erano tutta una storia, tra l'altro il tolcapone, una storia particolare, è stato il primo COMT inibitore messo a punto per la malattia di Parkinson, come medicazione insieme alla levodopa, riduce e ritarda tutta una serie di effetti avversi del trattamento cronico con levodopa, è stato messo in commercio, ritirato subito per alcune morti per epatite fulminante, riesaminato, nel frattempo è stato messo a punto l'entacapone, che è un suo analogo apparentemente non così epatotossico, nel senso che si associa soltanto in un numero limitato di casi all'aumento delle transaminasi, anche il tolcapone è stato riesaminato e adesso da qualche anno a questa parte abbiamo ancora in commercio anche il tolcapone. Tra l'altro forse Marco Ferrari nella lezione prossima di farmacogenetico vi farà vedere anche qualche studio che abbiamo fatto noi sulla farmacogenetica dei COMT inibitori in relazione a questi effetti avversi, alla possibilità di identificare alcuni marcatori di rischio aumentato per l'epatotossicità con questi farmaci. E poi questi sono i farmaci benzerazide e carbidopa, forse avete presente, sono quelli che si associano regolarmente alla levodopa per aumentare la biodisponibilità centrale, inibitori periferici della dopa decarbossilase, così bloccano la conversione a levodopa a livello periferico
ma non passano la barriera ematoencefalica, e anche la metildopa è, tra le altre cose, un inibitore della dopa decarbossilase. Quindi benzodiazide e carbidopa in associazione alla levodopa sono farmaci per la malattia di Parkinson, per il meccanismo che vi dicevo. La metildopa invece, anche per, non solo, ma anche perché è un inibitore della dopa decarbossilasi, è anche un farmaco utilizzato come antipertensivo in quanto simpatico litico, sia periferico che centrale. E da ultimo, abbiamo menzionato all'inizio tutti i vari enzimi, tirosina idrossilasi, dopa decarbossilasi, dopamina, beta idrossilasi, arriviamo fino in fondo alla catena, anche fenilalanina, N-metil transferasi, anche questi sono bersagli d'azione per vari farmaci, in quanto per esempio sulla dopamina beta idrossilasi il bersaglio principale d'azione è il disulfiram, antabuse, che si usa nella diversificazione e mantenimento del, perché in realtà la dopamina beta-idrossilasi è un enzima che non agisce tanto sulla dopamina, e l'antabuse, il disulfiram, è un inibitore di tutta questa categoria di enzimi, tra cui anche quelli che sono implicati nella conversione dall'aldeide etilica ad acido acetico, e di conseguenza l'effetto sgradevole che i soggetti dipendenti da alcol in fase di disossidazione subiscono nel momento in cui assumono antabuse e però bevono bevande alcoliche è legato al fatto che è inibita la rapida trasformazione che altrimenti solitamente si ha, è che detossifica l'aldeide acetica, che è la forma più tossica dell'alcol etilico a parte gli effetti dell'alcol. Abbiamo anche delle sostanze che inibiscono la fenilalanina idrossilasi, che però non hanno una particolare indicazione, anche perché inibire la fenilalanina idrossilasi vorrebbe dire per esempio anche rischiare di far precipitare uno stato farmacologico di iperfenilalaninemia, che come sapete è una patologia nei soggetti, per esempio, che hanno un deficit congenito genetico di questo enzima. Sulla tirosina idrossilasi, che vi dicevo prima che cos'è, abbiamo la metirosina, o meglio alfa-metilparatirosina, che è un inibitore selettivo della tirosina idrossilasi, che ha un uso clinico abbastanza consolidato, per esempio come antipertensivo e simpatico litico, anche se non è più particolarmente usato. E poi su questi enzimi con attività variabile, c'è anche tutta una serie di sostanze di origine naturale, a partire anche da varie molecole contenute nell'iperico che abbiamo già menzionato, alcune molecole contenute per esempio nelle foglie del tè e così via. E queste sono usate permanentemente come supplementi dietetici e insomma questo è uno dei vari razionali per il loro possibile uso come antidepressivi e come ansiolitici. Seconda parte, il discorso sulla noradrenalina. In gran parte in realtà l'abbiamo fatto, perché per la noradrenalina il discorso sui sistemi enzimatici di sintesi e di degradazione e in parte di ricattazione è comune. Per la noradrenalina ci resta per avere un quadro di riferimento di farmacologia di base da esaminare la sistematica dei suoi recettori. La dopamina ha 5 diversi recettori, la noradrenalina di recettori ne ha di tre categorie dal punto di vista generale, alfa 1, alfa 2 e beta, ma ognuna di queste tre categorie ha tre sottotipi, quindi sono in teoria 9 recettori, anche se dal punto di vista farmacologico la distinzione riusciamo a farla prevalentemente tra alfa 1, alfa 2 e beta 1, beta 2 e in una certa misura beta 3. I sottotipi di alfa 1 e di alfa 2 non sono così distinguibili dal punto di vista farmacologico, è per la fortuna degli studenti che devono studiarseli. Però questa distinzione, almeno tra recettori alfa 1, alfa 2 e beta 1 e 2 in una certa misura 3, ha delle implicazioni farmacologiche e cliniche abbastanza notevoli. Recettori alfa 1, abbiamo sia agonisti che antagonisti utilizzati in clinica. Gli agonisti e gli antagonisti sono utilizzati prevalentemente per i loro effetti periferici. Gli alfa 1 adrenocettori sono essenzialmente localizzati sulla muscolatura liscia, soprattutto della muscolatura basale, in particolar modo sulle arterie di resistenza e sul muscolo ciliare. Di conseguenza, le loro principali applicazioni, agonisti come la metorsamina, il metaraminolo o la midodrina o l'ossimetazolina, vasocostrittori, midriatici e anche vasopressori, per esempio in chi soffre di pressione bassa, di ipotensione ortostatica, decongestionanti nasali e per l'esame del fondo oculare, per applicazione locale, e gli antagonisti, prazosin, perazosin, doxazosin, tamsulosin, eccetera.
sono sia farmaci antiipertensivi, ma per l'azione che hanno, per esempio, sulla muscolatura liscia presente nel parenchima prostatico, adesso hanno anche un uso come sintomatici nel trattamento sintomatico dell'ostruzione conseguente a ipertrofia prostatica benigna, sempre per lo stesso effetto di rilasciamento sulla muscolatura liscia. Anche sul settore alfa-2 abbiamo sia agonisti che antagonisti. Di alcuni agonisti, forse, se ricordo bene, si è già parlato nei giorni precedenti, della clonidina senza dubbio l'abbiamo visto, ma anche tutta una serie di altri farmaci antipertensivi, ma hanno anche effetto sedativo. La clonidina in particolare trova un ruolo anche nel trattamento della dipendenza da oppioidi, sia per il suo effetto sedativo ansiolitico e di riduzione del tono neurovegetativo periferico, sia per la stretta interazione tra le vie oppioidi e le vie adrenergiche a livello centrale. Poi a livello centrale il recettore alfa-2 adrenergico è sia un autorecettore sulle terminazioni dopaminergiche, come forse l'abbiamo visto, se ricordate, quando abbiamo parlato della mirtazapina, un antidepressivo, antagonista selettivo noradrenergico, serotoninergico, una serie di motivi, forse abbiamo menzionato il fatto che i recettori alfa-2 adrenergici sono anche degli eterorecettori presinaptici su sinapsi che non hanno la noradrenalina ma hanno altri neurotrasmettitori come per esempio la serotonina, e se questi recettori alfa-2 sono attivati esercitano un tono inibitorio anche come eterorecettori su diverse vie nel sistema nervoso centrale. Poi abbiamo gli antagonisti hanno un po' minore impiego come medicinali, ma insomma hanno un uso anche piuttosto importante. Tra questi credo forse la ioimbina sia tra i più noti, a parte la mirtazapina, che è un altro antidepressivo. La ioimbina ha avuto e ha tuttora, specialmente negli Stati Uniti, come estratto prodotto naturale, un uso come afrodisiaco, sono anche un'attività antidepressiva, che diciamo, se un afrodisiaco magari meglio con il tono dell'umore per tanti motivi, e poi come farmaci che sono in grado per esempio di antagonizzare la sedazione indotta da alfa-2 agonisti. Sui recettori beta abbiamo tutta una serie di farmaci estremamente importanti. I recettori beta da un punto di vista farmacologico possono essere suddivisi abbastanza bene, i recettori beta 1 e beta 2 con ligandi abbastanza selettivi per l'uno e per l'altro, anche se poi non tantissimo dal punto di vista clinico. Attivi soprattutto sui recettori beta 1 abbiamo degli agonisti come la dobutamina e l'isoprenalina. Anche la noradrenalina si dice che è un beta 1, o meglio un beta, più un beta che un alfa rispetto all'adrenalina, no, chiedo scusa, la noradrenalina è più un alfa che un beta rispetto all'adrenalina che è più un beta che un alfa, poi in realtà le concentrazioni clinicamente efficaci, uno di questi due effetti sia così direttamente separabili. Trattamento della bradicardia, heart failure, shock cardiogenico. Tra gli antagonisti dei recettori beta 1 abbiamo il metoprololo, l'atenololo, il misoprololo, eccetera, eccetera, sono i beta bloccanti, noti e utilizzati, varie indicazioni come antiaritmici, nel glaucoma, li abbiamo sentiti menzionare ieri, ricordate il timololo, che è stato menzionato nel corso del progetto, nel infarto del miocardio, nella profilassi dell'emicrania, e oggi li abbiamo come indicazione a basse dose anche nell'insufficienza cardiaca. 10-15 anni fa un'affermazione di questo genere sarebbe stato un macchiano errore di farmacologia, oggi invece a basse dosi nell'insufficienza cardiaca aiutano a prevenire, ridurre e ritardare la desensibilizzazione dei recettori beta-adrenergici cardiaci, che sono dei meccanismi di recupero di ribilanciamento nell'insufficienza cardiaca. Vale la pena ricordare dal punto di vista farmacologico, di base e clinico, che questi beta bloccanti, complessivamente detti, hanno tutta una serie di distinzioni l'uno dall'altro, nel senso che possono essere differenziati tra veri e propri antagonisti, come nel senso che dicevamo ieri, e invece agenti che sono poi degli agonisti parziali, cioè dei beta bloccanti con un'attività intrinseca, che sono poi degli agonisti parziali, quindi agenti con un'azione simpatico-mimetica intrinseca, cioè agonisti parziali, agenti con una particolare solubilità acquosa, idrofilici rispetto a idrofobici. Questo ha una rilevanza per esempio per quanto riguarda gli effetti avversi di tipo psichiatrico. Beta bloccanti più idrofobici sono quelli che riescono a raggiungere anche il sistema nervoso centrale e per esempio sono quelli più gravati
da disturbi, come esempio disturbi del sonno, incubi notturni e manifestazioni di questo genere, recettori beta-adrenergici a livello probabilmente della corteccia e delle aree di questo genere. Agenti con effetto stabilizzante sulle membrane sono quelli che possono essere, che giustificano anche prevalentemente l'uso come antiaritmici e agenti con attività antiossidante come il carvedilolo. Recettori beta-2-adrenergici, qui abbiamo essenzialmente farmaci che come il salbutamolo e il salmeterolo sono, e come tutti gli altri, in realtà sono utilizzati per esempio come broncodilatatori, in quanto i recettori beta-2-adrenergici a livello periferico sono soprattutto sulla muscolatura liscia, in generale sulla muscolatura liscia dove hanno un'azione rilassante, ma il ruolo più importante dal punto di vista funzionale ce l'hanno per esempio non tanto sulla muscolatura gastrointestinale, anche se anche a questo livello c'è un effetto, ma soprattutto sulla muscolatura dell'albero bronchiale. E quindi asma, effetto di dilatazione dei bronchi, anche una certa vasodilatazione nel muscolo e nel fegato e rilasciamento della muscolatura uterina, alcuni di questi sono anche utilizzati in questo, e rilascio anche l'insulina. D'altra parte i recettori beta-2-adrenergici sono presenti anche a livello epatico, dove mediano a livello epatico, a livello del muscolo scheletrico, dove mediano la glicogenolisi e l'effetto iperglicemizzante, quindi anche l'aumento di insulina ha un senso dal punto di vista metabolico. E proprio per questo motivo, oltre all'effetto broncodilatante, visto che stamattina abbiamo accennato al doping, vale la pena ricordare che i beta-2 agonisti sono farmaci inclusi nelle sostanze dopanti vietate in competizione proprio per questi effetti respiratori e metabolici, e gli atleti asmatici hanno la possibilità di utilizzare questi agenti soltanto quelli a breve durata, no, in realtà anche salmeterolo da quest'anno, anche a lunga durata d'azione, ma soltanto per via inalatoria. Per inciso anche i beta bloccanti sono considerati doping in determinate situazioni, ma solo ed esclusivamente per quelle attività sportive di precisione che non richiedono invece un grande coinvolgimento fisico, se no si capisce bene che dal punto di vista dello sforzo i beta bloccanti sarebbero deleteri. Per dire, le attività di precisione sono per esempio appunto il tiro con l'arco, le specialità di tiro a segno e cose di questo genere. Abbiamo anche degli antagonisti beta-2 adrenergici come la butoxamina, il timololo è un antagonista beta-1 e beta-2, il propranololo che non sono così selettivi, glaucoma, ipertensione, emicrania e come agenti, come applicazioni sperimentali, ad esempio alcune situazioni di tipo comportamentale come lo stage fright e come si dice in italiano? La paura del palcoscenico, non propriamente, sì, beh, si può classificare anche nella fobia sociale, esatto, ma è proprio la sindrome, la paura se la prestazione è già un'altra cosa. Però, sì, beh, insomma, rientra, oggi parliamo di fobia sociale, la sindrome, la paura dal palcoscenico, che in realtà può essere trattata. Per esempio, ha una lunga storia di trattamento con i beta bloccanti che tolgono la componente somatica dell'ansia proprio perché agiscono sul sistema neurovegetativo. Può anche avere un trattamento con la clonidina come alfa-2 agonista che riduce il tono centrale e questi farmaci beta antagonisti beta-1 o beta-2 sono studiati anche per questo motivo. PTSD è la post-traumatic stress disorder, post-traumatic stress syndrome. I recettori beta-3, quando io mi stavo laureando, erano stati appena descritti, erano stati descritti con un'apparente espressione prevalente nel tessuto adiposo, si pensava che mediasse tutta la lipolisi, immediatamente qualcuno aveva pensato a una loro applicazione, per esempio, nei trattamenti anti-obesità, niente di sbagliato, nessun ligando beta-3 è stato ha avuto particolare successo, a parte questo paio di agonisti che sono stati studiati per il trattamento per esempio della vescica iperattiva o della sindrome dell'intestino irritabile, anche se poi non hanno dato particolari risultati, e questo tuttora credo che sia in studio per indicazioni di tipo antidepressivo e ansiolitico, e poi c'è un antagonista, ma anche questo non ha particolare tipo di indicazione. Questa è una carrellata complessiva, sì, ancora
tra qualche minuto. È una carrellata complessiva sulla farmacologia generale tradizionale delle vie dopaminergiche e adrenergiche. Adesso, anche ricollegandomi ad alcune cose che sono state dette stamattina, vi dirò immediatamente come e perché, vorrei nell'ultimo quarto d'ora fare riferimento anche a quelle che sono alcune linee di ricerca del nostro istituto in quest'ambito e che riguardano un ruolo particolare delle vie adrenergiche, in una certa misura anche dopaminergiche, come mediatori del rapporto tra sistema nervoso centrale e periferico e risposta immunitaria. Di fatto in questo schema quello che vedete è il riassunto di quali sono le due vie principali di comunicazione dal sistema nervoso centrale verso gli organi, verso il sistema immunitario, i tessuti linfoidi primari e secondari come la milza, gli linfonodi e anche i tessuti patologici in corso di infiammazione. Ovvero, vedete in rosso l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, CRF, ACTH e cortisolo con tutti i suoi effetti immunitari. Modulanti, ma quello che ci interessa maggiormente in blu è il sistema simpatico-adrenergico che innerva sia direttamente e estesamente i tessuti linfoidi e quindi con quella volume transmission che vi dicevo rilascia in particolare noradrenalina, oltre a tutta una serie di neuropeptidi nei pressi delle cellule del sistema immunitario, sia indirettamente attraverso il nervo che va a finire sulla ghiandola surrenale determina il rilascio di adrenalina in corso di attivazione, quindi l'adrenalina, la noradrenalina arriva sul versante neuromediato, l'adrenalina arriva sul versante umorale sempre in seguito ad attivazione del sistema nervoso autonomo. Questi due meccanismi si ritiene, insomma, c'è una vastissima letteratura ormai degli effetti neuroendocrini sulla risposta immunitaria legati per esempio alle risposte allo stress acuto, allo stress cronico, quindi il coping tramite stress acuto che molti vedono come una reazione fisiologica e in grado di integrare i diversi livelli di reazione dell'organismo nei confronti di situazioni particolarmente demanding, che è lo stress cronico, che come tutte le situazioni croniche si instaura invece con significato prevalentemente deleterio quando l'organismo non è più in grado, non riesce a ribilanciare una situazione. Lo stress acuto è in qualche modo, potrebbe essere visto come un buon allenamento che mantiene tonico il fisico e la mente, o la mente e il fisico, lo stress cronico può essere visto invece come uno sforzo continuato che se eccede alla fine finisce l'organismo. Della volume transmission vi ho già parlato, quindi non sto a tornare. E qual è il collegamento, per esempio, il discorso che c'era stamattina con l'effetto placebo? Che è proprio queste vie e soprattutto la via neuromediata attraverso il sistema autosimpatico, per esempio, quella responsabile di quel fenomeno che vi descriveva stamattina la dottoressa Carlino a proposito dell'apprendimento, del condizionamento delle risposte immunitarie, di cui vi ho fatto vedere l'effetto classico della possibilità di condizionare l'organismo all'effetto di un immunosoppressore oppure all'effetto di uno stimolo allergogeno e che, questi sono esperimenti classici, vi ha citato repliche e conferme più recenti di questi esperimenti con la ciclosporina, ma i primi esperimenti risalgono agli anni 70, anzi a questo lavoro pubblicato sulla rivista Psychosomatic Medicine di Ader e Cohen, due ricercatori americani che sono considerati i padri della moderna neuroimmunologia. A questo esperimento pubblicato nel 75 viene fatta risalire un po' quella che oggi chiamiamo neuroimmunologia o neuroendocrinoimmunologia o psiconeuroendocrinoimmunologia e aggiungeteci tutto quello che volete a indicare l'integrazione mente-corpo, sistema nervoso centrale e sistema immunitario, e questi primi esperimenti erano stati fatti con la ciclofosfamide, con la ciclosporina che non c'era ancora, quelle sono le repliche della ciclosporina, ma le abbiamo già viste stamattina. Chiedo scusa, ma questi. Opla. Non è stato detto stamattina, ma dal punto di vista farmacologico questo condizionamento della risposta immunitaria è un fenomeno sensibile agli antagonisti beta-adrenergici, in particolare beta-2-adrenergici. Quindi per lungo tempo c'è anche una bellissima review di una decina d'anni fa, ancora su Pharmacological Reviews, che si intitola Il recettore beta-2-adrenergico come interfaccia tra
tra il sistema nervoso e il sistema immunitario. Le cose non sono così semplici, ma senza dubbio i recettori beta adrenergici, in particolare i beta 2, ampiamente espressi sulle cellule del sistema immunitario, soprattutto i linfociti, sono stati tra i più studiati come recettori sfruttabili. Tra l'altro avete visto un sacco di beta agonisti, e beta 2 agonisti selettivi, antagonisti, eccetera, eccetera, sono tra i più studiati per quanto riguarda un possibile effetto immunomodulante. Tant'è vero che in particolare, per esempio, vi segnalo questa review di qualche anno fa, del 2002, potenziale degli agonisti beta 2 adrenergici come terapia di associazione nella sclerosi multipla, focus su salbutamolo. Il salbutamolo è stato il farmaco più studiato in questo senso, ha avuto anche dei trial clinici con un qualche rilievo, con un qualche risultato, poi non è stato ulteriormente studiato perché, insomma, per tanti motivi, molto probabilmente, uno perché nel frattempo a metà degli anni 90 è arrivato l'interferone, mentre prima non c'erano trattamenti per la sclerosi multipla, uno dice, chissà che si può fare. È arrivato l'interferone. Due, perché poi all'inizio degli anni 2000 ha cominciato ad arrivare tutta una serie di altri farmaci. L'interferone in realtà è ancora un farmaco con un'efficacia relativamente limitata, ma oggi abbiamo dei farmaci con un'efficacia veramente molto alta, anche se a prezzo di effetti avversi che pur con bassa frequenza sono estremamente grandi. Io riferisco al natalizumab, un anticorpo monoclonale anti-integrine che inibisce il meccanismo d'azione principale, dovrebbe essere la migrazione dei linfociti attraverso la barriera ematoencefalica. La sua efficacia è straordinaria, ha dei livelli che attualmente non sono pareggiati da nessun altro immunomodulante, ma è gravato da complicanze che possono essere drammatiche e mortali, come per esempio la leucoencefalopatia, che può insorgere a seguito di infezione da JCV. E di conseguenza c'è anche un monitoraggio attento per la comparsa di anticorpi anti-JCV, che sono indicazione all'interruzione del trattamento. Tutto questo per dire, in realtà ci vorrebbe un corso soltanto per questo, ma per dire che esiste ancora un ampio margine, anche se l'interesse alla ricerca industriale in quest'ambito non è particolarmente marcato, perché si tratta di farmaci noti da tempo, a basso costo, con collocazioni terapeutiche ben precise, che non rappresentano un investimento come lo rappresentano invece i farmaci biologici. E tuttavia un razionale, che noi crediamo sia estremamente, noi insomma tutte le persone che si occupano di questo tipo di argomenti, di questo argomento a livello internazionale, sono tutto sommato tanti, il presupposto è, spero di poter riconvincere in questo senso, se con una carrellata come quella che abbiamo fatto, con tutti gli agenti diretti e indiretti, agonisti, antagonisti, inibitori della recattazione, enzimatici, eccetera, eccetera, che abbiamo a disposizione, questi sono sistemi neurotrasmettitoriali estremamente modulabili dal punto di vista farmacologico e con farmaci ampiamente utilizzati in terapia, ampiamente noti e solitamente con un indice terapeutico anche estremamente elevato. Quindi un razionale di questo genere consentirebbe la introduzione immediata in trial clinici di farmaci di questo tipo. Vi faccio ad esempio vedere rapidamente quelli che sono stati i nostri principali studi nella sclerosi multipla con agenti, non con agenti beta-adrenergici, ma che costituiscono un razionale per la rivalutazione, per esempio, di farmaci come il salbutamolo. Anche la dopamina è una azione immunomodulante, ma non mi soffermo più di tanto su questo. Su questo, poi se volete possiamo tornare indietro, non voglio andare oltre. Anche per raccontarvi soltanto le cose principali. Per esempio, nella sclerosi multipla, vi ho detto prima, vi ho fatto vedere il salbutamolo. Nella sclerosi multipla in letteratura ci sono diversi studi clinici, ci sono diversi studi sperimentali nei modelli animali che identificano una grande attività immunomodulante e antinfiammatoria, solitamente sia di agonisti beta 2 adrenergici come anche di agonisti dopaminergici. La lettura sulla dopamina in realtà è sempre stata di altro tipo, non con un effetto immunomodulante diretto, ma ricondotto, ricordate l'effetto di inibizione tonica della secrezione di prolattina? La prolattina ha tutta una sua letteratura che la associa alle patologie, soprattutto di tipo infiammatorio, cronico e autoimmune, perché stati di iperprolattinemia si associano frequentemente a varie patologie locali e soprattutto sistemiche di natura autoimmune, anche nella sclerosi multipla c'è tuttora. Quindi, per esempio, l'effetto che aneddoticamente esiste nella letteratura clinica neurologica del miglioramento di alcuni parametri, per esempio nella sclerosi multipla con l'uso di agonisti dopaminergici, è sempre stato associato prevalentemente a un effetto di inibizione della secrezione di prolattina.
anche la dopamina ha degli effetti diretti a livello delle cellule del sistema immunitario. Ma una cosa molto interessante è che diversi gruppi, e noi tra questi, hanno documentato nel corso degli ultimi 10-15 anni è che un fenomeno estremamente costante e riproducibile nelle persone con sclerosi multipla, in realtà con la forma più comune che è quella relapsing remitting, è che nelle cellule del sistema immunitario, vi faccio vedere soltanto il dato dei recettori, ma ad esempio i recettori beta-2-adrenergici che sono espressi, ma questo è il dato dei livelli di espressione dei recettori beta-2-adrenergici nei linfociti circolanti di soggetti con sclerosi multipla prima dell'inizio del trattamento con interferone e durante il trattamento con interferone. Allora, prima dell'inizio, i soggetti con sclerosi multipla, in maniera estremamente riproducibile, la forma più comune, quella relapsing remitting, hanno una forte, ridottissima espressione dei recettori beta-2-adrenergici, poi non soltanto di questi, vi farò vedere anche qualche recettore della dopamina. Questi livelli sono estremamente bassi. I livelli di controllo, qui non è rappresentata una popolazione di controllo normale, ma sono più o meno questi. Sono quelli che si ottengono soltanto dopo 6-12 mesi di trattamento con interferone. Questi sono alcuni recettori della dopamina. I D3 non cambiano più di tanto, vedete i D2, ricordate che i D2 inibiscono la MPC, i recettori beta-2 da un punto di vista funzionale aumentano la MPciclico, esattamente come lo fanno i D5. I D5 e i beta-2 nei linfociti dei soggetti con sclerosi multipla fanno esattamente la stessa cosa. Sono downregolati e del tutto non responsivi al trattamento con agonisti né quando la malattia è in fase attiva e dopo un trattamento di 6-12 mesi con interferone invece tornano espressi e responsivi. I D2, guarda caso, non i D3, ma i D2 che comunque come i D3 e i D4, i D2-like, fanno l'opposto dei D5 e dei beta-2 sulla MPciclico, invece vanno esattamente in senso contrario. E tutto questo ha un parallelo, ha un correlato funzionale molto diretto, chiaro e riproducibile con la possibilità di indurre un aumento della MPciclico che solitamente nei linfociti, in particolare nei linfociti T effettori, che sono tra i principali attori dell'infiammazione periferica e centrale nella sclerosi multipla, l'aumento della MPciclico in vari modi ha complessivamente un'azione antinfiammatoria, antiproliferativa, di riduzione di citochine con interferone gamma e manifestazioni di questo tipo. Ora, questo discorso, poi qui sono altri studi di altro genere, ma insomma a entrare nei dettagli, questo è un po' il discorso di carattere generale che si può fare, questo discorso ci ha portato, un attimo ve lo dico, ma per dire la somma, ci ha portato a proporre, crediamo che tutto sommato noi e diversi altri, insomma, crediamo che i dati siano abbastanza convincenti in questo senso per ritenere che uno, la ragione principale del fallimento dei diversi trial clinici che ci sono in letteratura o degli scarsi effetti con agenti come il salbutamolo, che pure è stato anche oggetto di molti studi in patologie di questo genere, sia stato essenzialmente che se questo viene utilizzato come primo farmaco, o utilizzato comunque in maniera isolata, si ritrova ad avere a che fare con un sistema immunitario non disponibile a rispondere come un sistema immunitario normale ad agenti beta-2-adrenergici o ad agenti dopaminergici. La seconda implicazione è che oggi probabilmente c'è il razionale per immaginare dei trial clinici di aggiunta di agenti, di agonisti dopaminergici o di agonisti beta-2-adrenergici, non immediatamente, ma soltanto dopo alcuni mesi di trattamento durante con interferone. Insomma, questo potrebbe essere un'interessante rivisitazione, anche una maniera di aumentare l'efficacia di un farmaco come l'interferone, che ha un'efficacia non paragonabile, si diceva prima, ad agenti biologici come il natalizumab, ma senza dubbio ha un livello di tollerabilità che al di là delle sindromi semi-influenzali e disturbi di questo genere non ha tutti quei problemi così critici come per esempio appunto ha il natalizumab come ricordavamo. E per concludere questa carrellata di carattere neuroimmunologico sul sistema noradrenergico e dopaminergico. Beh, una cosa che va ricordata di sfuggita è che c'è tutta una letteratura molto vasta e convincente, sia di base che anche clinica, che associa le catecolamine alla crescita dei tumori.
sia indirettamente tramite la modulazione della risposta immunitaria, ma sia direttamente, perché specialmente in anni recenti, diversi ricercatori, uno in particolare, Sujit Basu dell'Università dell'Ohio, che avremo tra l'altro ospite in un convegno che si svolgerà a novembre, proprio l'argomento neuroimmunofarmacologico, ma diversi ricercatori hanno caratterizzato molto bene la rilevanza, sia in modelli sperimentali ma anche in clinica, della modulazione di un fenomeno molto importante per la progressione della metastasi tumorale come l'angiogenesi. Qui in questa figura un po' complessa mi ha riassunto il fatto che, ad esempio, la noradrenalina attraverso recettori beta-adrenergici direttamente espressi in tumori, come ad esempio tumori dell'ovaio, promuove indirettamente l'angiogenesi attraverso la produzione di sostanze proangiogeniche come l'IL-6 o il VEGF. La dopamina, dall'altro lato, prevalentemente tramite recettori beta-2, anche questa ha un effetto invece di inibizione dell'attività proangiogenica, per esempio del VEGF. Su questa base tutta una serie di indicazioni, tra cui per esempio anche l'uso di un antagonista dopaminergico che, indipendentemente dal discorso tumorale, è stato brevettato recentemente, per esempio, per favorire la più rapida cicatrizzazione delle ferite attraverso una stimolazione del processo proangiogenico. Questa è già un'applicazione clinica di un farmaco di questo genere. Questo è tutto un discorso legato all'artrite reumatoide, ma che sarebbe lungo da fare. Poi, per concludere, riconnetterci a un discorso di carattere più neuro psico-farmacologico, vi menziono tre ultimi spunti, più che altro delle provocazioni, ma per dire che anche queste sono delle direzioni nelle quali non tanto e non soltanto il sistema adrenergico e dopaminergico, ma più in generale esiste un rapporto ancora ampiamente da approfondire tra sistema immunitario e sistema nervoso. Allora, io immagino che quasi tutti voi siate ancora, come del resto sottoscritto quando ha studiato i tempi di medicina, ancora legati all'idea del sistema nervoso centrale come santuario immunologico, la barriera ematoencefalica come barriera al passaggio di cellule immunitarie periferiche nel sistema nervoso centrale. In realtà, diversi gruppi hanno ormai ampiamente caratterizzato l'esistenza di una, a parte un sistema immunitario intrinseco costituito da cellule gliali, come prima di tutto la microglia e in una certa misura anche l'astroglia, ma l'esistenza di una continua immunosorveglianza a bassa intensità rappresentata da linfociti che attraversano con bassa frequenza la barriera ematoencefalica e svolgono probabilmente anche un ruolo fisiologico. Questo è un complesso lavoro di qualche anno fa su Nature Neuroscience, ma che ha caratterizzato la presenza fisiologica all'interno, per esempio, dell'ippocampo, anche di linfociti, e in modelli di roditori, per esempio modelli di roditori resi immunodeficitari attraverso l'eliminazione in età molto precoce dei linfociti, in particolar modo dei linfociti T. Questo gruppo ha caratterizzato dei deficit cognitivi nel processo di crescita e di maturazione comportamentale di questi animali, deficit cognitivi ribilanciati da un trapianto di midollo, cioè dalla successiva reinfusione in particolar modo di linfociti T. Quindi il sistema immunitario periferico, come vedete il titolo, Immune Cells Contribute to the Maintenance of Neurogenesis and Spatial Learning Abilities in Adulthood, cioè l'importanza del sistema immunitario periferico, della sua interazione con il sistema nervoso centrale nell'acquisizione, nella corretta maturazione delle funzioni, anche cognitive superiori. Questo è un lavoro dei tanti possibili, questo è un lavoro in vitro che, per esempio, ha documentato la capacità dei linfociti T, in una particolare sottopopolazione, ma questo non è importante, di inibire dei processi fondamentali di cui abbiamo sentito parlare un paio di giorni fa a proposito dei processi di apprendimento e di memorizzazione, direi soprattutto di lungo termine. E da ultimo, tutto il tema complessissimo, che non è oggetto purtroppo di nessun, c'è stato dentro, ma di nessuna lezione in questo corso, ma vedremo in una prossima edizione, il ruolo della neuroinfiammazione Ne ho sentito parlare ieri e l'altro ieri a proposito dei processi neurodegenerativi acuti, ma la neuroinfiammazione anche nelle patologie neurodegenerative croniche, il ruolo del sistema immunitario periferico, che in qualche modo attiverebbe il sistema immunitario
alimentari centrali, in particolar modo la microglia, sarebbe un elemento determinante nella fisiopatologia dei fenomeni neurodegenerativi, in particolar modo per esempio nel corso della malattia di Parkinson. Noi adesso abbiamo progetto di ricerca di tipo clinico basato proprio su tutti questi studi che negli anni recentissimi hanno identificato la presenza di linfociti periferici nelle aree danneggiate di pazienti parkinsoniani, questi sono studi post-mortem, adesso il nostro obiettivo è quello di fare una caratterizzazione del profilo immunitario periferico in questi pazienti, cercando di correlarlo da un lato al decorso della patologia, ma dall'altro, considerando anche l'effetto importante a livello immunologico tutti gli agenti dopaminergici, cercare anche di comprendere quale può essere l'importanza degli effetti immunologici degli agonisti dopaminergici utilizzati come farmaci antiparkinsoniani e il loro possibile contributo alla risposta terapeutica di medio e di lungo termine. Questo, spero di non essere stato troppo dispersivo in questo senso, ma insomma può fornire anche, per ritornare sul discorso della farmacologia dei sistemi adrenergici e dopaminergici, anche per fornire spunti non convenzionali di quello che magari se tra qualche anno ci ritroveremo a svolgere un seminario di questo genere, ci sarà magari la possibilità di parlare. Ti ringrazio.